thailandese. Buongiorno a tutti, come va? Guarda qua che bel bottino. Se sarebbe pieno di vino ancora meglio. Vedi come vive gente qui, molto semplice, e sono molto più felici di noi. Ma comunque oggi si parla di criptovalute, lo so, a te non ti piace l'argomento, però guarda che forse ti interesserà questo che ti dirò ora, eh? Bene, prima andiamo un po' qui in giro. Questa è ancora la vecchia casa dove abita lei. Lei mangia, dorme, cucina qui. Allora, siccome tutti noi vogliamo andare presto in pensione, già 30 anni, possibilmente, sarebbe interessante sapere uno come potrebbe fare, diciamo. Vabbè, 30 anni esagerato, però tanto per... Allora, Bitcoin sapete che è una grande criptovaluta che ora ha avuto un'altra volta un alto mi sembra che sui 40.000 ora il Bitcoin, ma comunque sarebbe stato interessante investire 10 anni fa un pochino di soldi. Io dico veramente poco soldi, perché 10 anni fa il Bitcoin era 350 franchi per un Bitcoin, 10 anni fa, cioè è una cosa immaginabile. E perché vi parlo di questo? Perché ora in Svizzera ci sono 3 città che si possono pagare le tasse con Bitcoin, che lo trovo una figata, perché tu pensa, se avresti investito 10 anni fa 350 franchi, oggi potresti pagare le tasse con tutto questo denaro che hai potuto accumulare grazie a questo hype di Bitcoin. 10 anni fa appunto un Bitcoin era 350 franchi e questi 350 franchi oggi sarebbero 46.000 franchi, la bellezza di 46.000 franchi. 10 anni fa si doveva essere molto più furbi. Ma comunque, allora, se io avrei preso questi 350 franchi invece e li avrei investito in azioni, per esempio dall'UBS, Nestle, Swiss Re, Zurigo, Roche, quello che vuoi, insomma, non avresti mai fatto tutta questa performance. Per esempio con la UBS avresti oggi 524 franchi di questi 350 franchi investiti 10 anni fa. Invece con la banca Bitcoin, grazie, con la banca Bitcoin avresti avuto, perché abbiamo una banca qui in Svizzera che si chiama appunto Bitcoin Swiss, avresti avuto 2.400 franchi con la banca Bitcoin, stata fondata nel 2014. Col credito svizzero invece zero. Cioè, allora cosa significa? Per esempio anche la Swiss Re o altre azioni, per esempio Nestle, vedi già cosa hanno fatto in questi 10 anni. Comunque sia, sarebbe veramente stato una cosa molto conveniente fare questo passo.
sa quanti magnati ti potevi fare col Bitcoin negli ultimi 5 anni? Se avresti investito negli ultimi 5 anni $350, oggi avresti $1,800, mi sembra, giusto? Sì. $1,800 che equivale a una performance del 436% negli ultimi 5 anni. Io direi che magari conviene investire qualcosina in Bitcoin per il futuro, come alternativa chiaramente. Per chi vuole casa, vedo il prezzo 2,1 milioni. He's the manager. Oh, of the company. The company just moved, they have a 6 years ago, but another pair in Ubon this year. But they have the office this year in Sisaken. Okay, okay, very nice. Come. Guarda il prezzo. My God. Yeah, we build another house. มันน่าจะมาแต่ปีที่แล้วเนาะปีสร้างหลังนี้เลยต้องมาปีที่แล้วเสียดาย Mi sa che devo investire in Bitcoin. Addirittura, se avresti investito 10 anni fa €350 in azioni di Apple o Facebook, anche questo poteva renderti un sacco di soldi, perché per esempio con la Apple avresti oggi €31.000, invece con Facebook €49.000, con €350 investiti 10 anni fa. Parlando di mercati e borse, azioni e investimenti, andiamo un po' a vedere se possiamo fare un bel investimento per il mio stomaco. Siamo qua al mercato locale. Guarda che bellezza. Verdure fresche, banane, dolci, pesce, roba fritta che in Thailandia va tanto in moda, a me non è che piace tanto la roba fritta. Dolci,
e insomma anche vestiti, giocattolini, vedi? Un po' di tutto come in Italia. Con tutto quello che io speso per mangiare, se avrei investito diciamo solo il 30% di quello che ho mandato giù nel mio bello stomaco, oggi sarei milionario come minimo. Sempre avrei investito il 30% di quello che mangio negli ultimi 10 anni in azioni di Facebook, Apple, in Bitcoin, in oro. Povertina, Lotta, dobbiamo andare. Lecchi, scusa. Ciao Jackie. Ecco. Bene, allora, per oggi è tutto. Mi faccio finire di leccare da questi due cuccioli. Noi ci vediamo nel prossimo video, allora. Ciao.